Benvenuti su Radio News 24, sono Mattia Giardinetto e questo è On Air, il programma dove voi ci parlate della vostra attività. Ci dirigiamo in Lombardia per parlare di energia e lo facciamo grazie all'aiuto della consulenza di Paolo Guardamagna. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei Paolo. Lei insomma lavora con Alliance, una società che comunque ha come il fulcro principale l'energia e la consulenza per un maggior risparmio, ma soprattutto per il nostro pianeta. E vorrei innanzitutto che ci parlasse dell'importanza della sua attività, prego. Sì, allora grazie intanto. Sì, noi ci occupiamo fondamentalmente di energia, quindi assistiamo le aziende per poter affrontare il tema energetico al meglio, ma non solo, anche il tema ambientale e della sostenibilità. E il nostro, diciamo, scopo, il nostro obiettivo è quello di consentire alle aziende di ridurre il più possibile il proprio impatto energetico e ambientale. Quindi noi li portiamo ad adottare delle strategie che gli consentano di migliorarsi in continuo e questo ovviamente porta anche e soprattutto a benefici per loro economici, no? Però diciamo il risvolto poi sicuramente positivo per l'ambiente e chi li circonda è quello di andare ad ottimizzare poi lo sfruttamento delle risorse, no? Quindi... E come facciamo appunto per, insomma, quali sono le sue strategie per poter ridurre gli sprechi e i consumi più che altro? Bah, allora, sicuramente poi sono attività abbastanza complesse, ci sono diversi ambiti su cui si può operare, ma fondamentalmente i due ambiti grossi su cui andiamo a lavorare sono l'introduzione di tecnologie nuove, innovative, che possano quindi portare dei miglioramenti rispetto a delle tecnologie standard, ma anche un miglioramento dell'approccio gestionale, quindi le tecnologie esistenti andare ad utilizzare in una maniera più efficiente, in modo da consentire di poi poter appunto consumare meno e quindi sprecare meno energia possibile. Questo sull'ambito appunto prettamente energetico. Sull'ambito più ambientale della sostenibilità subentrano tanti altri aspetti anche di logiche di mobilità, di policy, no, delle aziende, di come vogliono guardare un po' al futuro e quindi su che cosa si vogliono orientare anche appunto nello sfruttamento di materie prime, andare a scegliere materie prime che abbiano un impatto minore, quindi sono tanti gli ambiti che si possono curare. Anche perché comunque diciamo la vostra consulenza diciamo è molto richiesta anche per più che altro anche per aziende grosse e grandissimi collaboratori come mi diceva poco fa, quindi diciamo che la vostra strategia è sempre premiata. Sì, assolutamente. Noi lavoriamo con le principali aziende italiane in maniera abbastanza trasversale ai vari settori, quindi sia nell'industriale che nel terziario. Lavoriamo con grosse aziende alimentari o comunque dell'ambito manifatturiero, ma anche molto nella GDO, quindi siamo presenti abbastanza trasversalmente. E le grandi aziende sono quelle che sicuramente sono state più lungimiranti, che hanno saputo affrontare il tema energetico da prima, ma oggi vediamo molto interesse anche da parte di più piccole realtà che stanno approcciando a queste tematiche. Io direi di supportare anche la vostra fantastica attività con il supporto delle pagine social Facebook Alliance, mi raccomando, sia su Facebook che su Instagram lo trovate con alliance.energy, ma soprattutto il sito web alliance.it, è importantissimo perché alla fin dei conti state supportando il nostro pianeta, il vostro impegno ecosostenibile con attraverso comunque lo sfruttamento di energie che inquinano meno e riducono l'emissione del CO2 è molto importante. Vorrei che lo sottolineasse anche per tutti gli spettatori che guarderanno l'intervista sulle vostre pagine social e sul sito web, in modo tale che le persone si sentiranno ancora di più incentivate per la tutela del nostro pianeta. Assolutamente, sì, assolutamente. Noi poi sui nostri canali social tratteremo sempre argomenti importanti riguardanti l'energia, l'ambiente, la sostenibilità, anche con qualche video di approfondimento a determinate tematiche, per cui seguiteci e porteremo sempre anche informazioni su quello che avviene oggi sul mercato e le nuove novità in questo mondo. Più che altro, dato che appunto avete questi video informativi che io ricordo appunto il sito web alliance.it, mi raccomando, per appunto informarvi sempre di più, ci può dare qualche piccola nozione qui su Radio News 24 per appunto magari le persone che vedranno l'intervista, prego. Sì, nozioni intende di sull'ambito più della sostenibilità, intende come
Sì. Sì, ma allora fondamentalmente noi i temi che trattiamo sono rivolti sempre alla riduzione delle emissioni, no? Quindi anche brevi video che faremo prossimamente andranno ad illustrare un po' quali sono le tecniche di oggi che portiamo nelle aziende per consentire di fare un percorso di riduzione delle emissioni di CO2 seguendo determinati schemi. Ad esempio noi spingiamo per un tipo di certificazione che si chiama Zero Carbon Target, che è una certificazione che consente anche di poter mostrare gli obiettivi delle aziende e i loro obiettivi una volta raggiunti vengono riconosciuti con dei label che possono applicare ai loro prodotti. Quindi andremo a fare dei focus specifici su questo argomento e a parlare anche con aziende che stanno avviando questi tipi di percorsi e raccontare la propria esperienza. Molto bene, quindi per maggiori informazioni ricordo la pagina Facebook, la pagina Instagram, Alens su Facebook, Alens.energy su Instagram, ma soprattutto Alens.it, mi raccomando, è importante per la tutela e per evitare appunto l'allargamento del buco dell'ozono, che è diciamo una delle preoccupazioni che può scaturire dalla continua emissione di CO2. E direi di lanciare anche i nostri hashtag per rendere ancora di più l'intervista ancora più virale e lanciare i giusti messaggi con energia ecosostenibile e riduzione CO2 più che altro. Paolo, è stato un immenso piacere parlare con lei di questa tematica molto importante che ha a cuore anche Radio News 24, la tutela dell'ambiente, e vi auguriamo un in bocca al lupo per il futuro. Il piacere è stato mio, grazie e viva il lupo. Grazie ancora Paolo, a presto. Arrivederci a tutti. Radio News 24 torna tra poco con altre storie e interviste. Restate con noi.